una sfortunata partita quella precedente che potrebbe cambiare in questa. Chi lo sa? Lo sai solo se adesso metti alla fine del e mi raccomando, metti, clicca sulle stelline, metti 5 stelline a questo video. Sai che l'abbiamo passato quel periodo. Sì, però quanto era bello quando c'erano le stelline su YouTube, raga. C'erano le stelline, non c'erano i mi piace de merda. Potevi dare una stellina, 2, 3, 4, 5. E infatti poi hanno cambiato. Peccato, le 5 stelline erano ambite. Avevi un voto, poi l'hanno tolto perché i voti, sai, ti mettono a disagio. Dovevo toglierti quella cosa facendo un tiro di merda. Hai rotto i coglioni però. Ma perché tu, c'è cioè, il coniglio che già c'è il tiro guidato, tu potevi prenderlo quando volevi, capito? Allora, facciamo una cosa. Spero che vada giù dritto. Più dritto di così, però. Ti ha anche... ieri scolastico, come si dice in gergo tecnico, in questo caso è l'altro torneo di Peggol. Ah, ok. No, quando giochiamo a Peggol io credo che sia proprio una nuova tipologia. Ma io ho tirato? Sì. Perché mi è sembrato di non aver tirato? Perché hai fatto un tiro bello, ma non l'hai fatto di tua spontanea volontà, credo... quindi non l'hai percepito. Credo di non averlo percepito quello. È stato strano, eh. Buono! È stato come se un alieno entrasse dentro me e premesse per me il tasto. Succede la di essere addotti in questo modo. Ma tu sei addotto? Cioè, sei stato mai adottato? No, sono figlio unico, però. Quindi non ti è capitato mai di essere adulto? No. Anche se so di avere delle caratteristiche ipnopompiche. Credo... Non so se ti ricordi Wolf Sister e la sua... No, non so di cosa stai parlando. Vabbè, perché tu non seguivi di pre in un certo periodo. Però ha intervistato una tipa che si chiamava Wolf Sister e diceva che lei praticamente era una sorta di razza ibrida e lei aveva delle caratteristiche che richiamavano quelle di un lupo. Di onghio nel cuore. Dio santo. Ok. Sai che Dio santo è brutto da dire? Cioè lo sminuisci. Un santo non è Dio, un santo è un gregario. E Dio invece è più verso il supereroe. Dio è onnipotente, che cazzo gliene frega di essere santo? Un banale santo. Questo primo round l'ho vinto io, doppiandoti. Sei stato molto bravo e questo il livello lo odio profondamente. Questo è brutto. Poi con questo personaggio tanto vale buttare la pala e far sì che vada dove vuole. Kit Kut comunque spacca il culo. No, ma dai, ma che è? Madonna, peggio di così non poteva andare quella cosa. Peggio di così era zero. Come il mio tiro. Comunque sono partito bene. Oggi non ti vedo troppo concentrato, se posso dire. Ma che cosa intendi tu per concentrato? Se ti stanno andando a più tiri di culo oggi che in tutta la tua vita, dimmi. Non è vero. Cosa intendi per concentrato? Sto facendo... meno male che c'ho. Sto facendo un giusto misto tra destino e merito. Tu ti rendi conto che prima ho fatto un tiro? Sembrava anche un bel tiro, potevo recuperare tutto quanto. Non hai fatto niente. E non ho toccato ragioni, però Cat Cut c'era. Mentre adesso che mi serviva Cat Cut non c'era. Cioè, ti rendi conto? Stai mirando i viola. Prima ancora dei rossi. Bravo. Sto puntando a fa' due punti. Sì, stai facendo bene perché è un'ottima scelta. Porco! Tu lì potevi fare veramente il fastidio. No, così. Aspetta però. Come ha detto qualcuno, la curiosità uccise il cazzo. Meno male. Hai cagato il cazzo, eh. Sì, ma ho appena recuperato i miei punti che mi hai rubato giocando male nelle scorse puntate. 8.000.
giocando male. Ho giocato molto bene in realtà, me la sono giocata incredibilmente bene. E non so però chi sta per vincere questa. Forse ho capito cosa fare con Catcut. Devi mirare dentro l'astronave. Il mio stomaco sta facendo. Ma c'hai fame? Io sto letteralmente. Mannaggia la Madosca! La Madosca è non è la Madonna. No, batto le mani perché ci potrebbe essere qualche credente della Madosca là fuori. Porca di quella. C'è un posto molto bello nelle Marche. È il santuario della Madonna dell'Ambro. Pensavo della Madosca. No. È molto bello il santuario della Madonna dell'Ambro. C'è. Vicino c'è l'Ambro, che è un torrente. Poi c'è pure quello più piccolo, l'Ambretto. L'Ambretto, l'Ambrenedetto. Il meno 25 è doloroso a questo punto. Va bene ragazzi, se vince questa lui ha vinto tutto, Bravo. Porca puttana, mi posso vanno dire tutti quasi. Molto bravo. Però come stiamo messi? Vince! Cazzo vince! Vince! Stai calmo, stai 1-1, palla al centro. Ho vinto questa partita. Stai calmo. Subito e adesso ti voglio. Adesso ti sfondo di mazzate. Così ti faccio vedere io vince subito che si dà per vinto. Ho vinto. Sì, ma tu quella era un'esultanza come per dire ho vinto il torneo, capito? Porca. Mi hai tolto tutto tranne quello che mi serviva veramente. Ma perché io pensavo fosse andato sotto, capito? Da fanculo. Ah, abbiamo tutto il Beggiorgio. Beggiorgio. E fu Beggiorgio. Perché non c'è più? Non c'è più. Beggiorgio era. È andato a spostare le transenne altro. Ma veramente? Insegna agli angeli a spostare. Ma quando? Mi sembra di averlo letto da anni fa. Sì. Ma veramente? Ma di cosa? Non lo so. Però penso di averlo letto da qualche parte. Non sapevo manco che. Ma era lì, era a piede libero? Perché io lo immagino sempre lì che risponde a domande. No, non sempre si risponde a domande. Oh, San Crispino! È il nostro vino. A Longi invece ci sta. Porca puttana. Ma che tiro di merda! Ti ho battuto, ho vinto io. Questo era bellissimo. Ok, adesso dobbiamo. Questo è il tipico tiro che senza Bjorn non lo fai, Senza Beggiorgio. Tu cazzo. Devo sto 10.000 punti sotto io, quindi devo fare assolutamente dei tiri migliori di quelli che sto facendo. Porca troia, è finita ragazzi, è finita. Madonna, se andava là! È finita per me. Perché? Perché ti becchi tutti gli ultimi tiri. Perché ho preso la super guida molto in ritardo rispetto, dice, all'avanzamento della partita. Questo significa che ho la possibilità di fare festa estrema in maniera molto più sicura. Ci ho provato, ma non ci sono riuscito. E ci sono 4 arancioni, quindi c'è in ballo una festa molto estrema. E la lo ammetto. Ammetti il cazzo che ti strafrega. Era previsto in parte veramente minima quell'effetto lì. Ma Cristo, io affanculo. Basta. Come? Hai detto. Andate a fare in culo tu. Redez ha detto, ma Cristo. Allora aspetta, guarda. Ma vai a fare in culo. Perché lì c'è un viola. Quindi posso fare così. Ta. Vaffanculo. Poi va lì e probabilmente. Ma oggi sei un culo senza pari proprio.
non ha uguali. Ragazzi, questa volta il torneo si conclude con 244.000 punti per non il team. Non c'ha uguali il tuo muro, cioè non c'ha proprio uguali. Bene. Niente. Alla prossima. Andate a caccare.